Bene amici, buongiorno. Oggi nuovo video molto particolare che interesserà molti di voi. Stamattina andiamo a montare una colonnina domestica su questo muro, in questa posizione. Verrà installata una Daze che ho ricevuto grazie alla collaborazione con questa azienda italiana, di cui dopo vi parlerò approfonditamente. Quindi seguitemi in questo video se volete vedere un po' le procedure di installazione di una colonnina presso il vostro domicilio. Allora, iniziamo partendo dal fatto che bisogna dimensionare correttamente il nostro impianto domestico. Chiaramente le nostre abitazioni non sono progettate spesso, soprattutto se più datate, per utilizzare potenze in gioco molto elevate. Molti di noi infatti hanno la semplice 3 kW o tutt'al più ho sentito chi è arrivato a 6, ma sicuramente in pochissimi avranno potenze superiori. Detto questo, io a casa mia ho già montato un contatore trifase perché mi ero già messo avanti, diciamo, per l'installazione poi di un fotovoltaico e quant'altro. Quindi sono andato semplicemente a sostituire il cavo di alimentazione che porta poi la corrente all'interno del quadro domestico di casa, che poi andrà lì sdoppiato e nelle varie linee che vanno ad alimentare il garage, la colonnina e l'appartamento. Mi sono dotato di un cavo da 10 mm, che è quello che fondamentalmente consiglio a tutti voi per le potenze chiaramente in gioco. Ho aumentato nel frattempo la potenza disponibile del mio contatore di casa a 10 kW, che è più che sufficiente per la ricarica domestica della vettura. Tra l'altro, ho fatto tutto questo perché in famiglia abbiamo due auto elettriche, la mia Tesla Model Y più un Audi Q4. Fino a che avevo una macchina sola, più o meno sono sempre riuscito a fare con quello che era l'impianto originario. Ora che sono passato a due auto elettriche e quindi ho deciso per l'installazione di questa nuova colonnina, chiaramente ho dovuto modificare l'impianto domestico. Tornando a noi, cavo da 10 mm che va fino al quadro generale e poi cavi da 6 trifase sempre che vanno alla colonnina, alla presa della macchina che continuo a mantenere con una 32 A che ho montato in garage. E poi chiaramente il cavo che porta all'appartamento. Quindi diciamo che questa parte di cavo qua, che è un cavo da 10 mm, che vedo che è veramente duro, e anche solo per piegarlo sarà sicuramente un'impresa passarlo lungo tutte le tubature e le canaline varie che ci sono. Comunque, questo è il mestiere dell'elettricista, sarà lui insieme al suo aiutante a fare la fatica al posto mio. Oltre al fatto poi di sostituire il cablaggio vero e proprio, chiaramente installando una colonnina che può arrivare fino a un massimo di 11 kW in trifase, ho dovuto installare un cosiddetto Dynamic Power Management, ovvero un dispositivo che andrà a comunicare con la colonnina, andandogli a dire qual è il consumo dell'appartamento o degli altri dispositivi connessi, per poter diminuire o aumentare la potenza a disposizione della colonnina stessa. In questo modo chiaramente potrò settarla al massimo della potenza senza poi far saltare il contatore di casa. A proposito di quando vi parlavo appunto che ho il contatore trifase, una cosa che voglio semplicemente sottolineare è che anche se avete il contatore monofase, chiaramente questo sarà più che sufficiente, ma vi permetterà di raggiungere potenze di ricarica sulla colonnina di massimo 7,4 kW, ovvero 32 A moltiplicati per appunto per i 220 volt della corrente che abbiamo tradizionalmente a casa, arriverete appunto a caricare questi 7,4 kW, che sono poi i 7,4 kW che riuscirete a utilizzare anche con il carichino originale, per esempio, delle vetture della Tesla. Questo chiaramente non è un limite, ma è semplicemente un voler essere un pochino più dettagliato in questa spiegazione, in modo che sappiate a cosa può servire eventualmente montare un trifase rispetto a monofase.
Quindi, oltre ad aumentare la dimensione dei cablaggi, dobbiamo aumentare anche la dimensione dei buchi per farcelo passare. Eh? È una bella fatica, eh? Ed ecco i tre cavi, quello da 10 mm e i due da 6, che andranno appunto ad alimentare sia l'abitazione, sia il garage e sia la colonnina. E mentre i tecnici fanno il loro lavoro, vi voglio parlare di DASE, azienda italiana nata nel 2016, nata per la ricerca e sviluppo ed oggi già sul campo internazionale, collaborando con Spagna, Francia, Germania, oltre all'Italia stessa. Mi hanno contattato per una collaborazione e sono stato ben lieto di accettare questa collaborazione perché chiaramente, essendo italiano, sono molto orgoglioso di poter sponsorizzare un'azienda italiana. Mi hanno mandato la colonnina, nel mio caso è una colonnina trifase, oltre, come vi dicevo prima, al Dynamic Power Management, che è quel dispositivo che servirà a bilanciare i carichi del mio impianto elettrico. In questo modo, avendo io 10 kW di contatore, avrò la possibilità di sparare la colonnina anche a 10 kW, in quanto questo dispositivo andrà a calcolare il consumo di casa o eventualmente il consumo dell'altra presa dove attacco la macchina e modulerà in automatico la potenza da dare alla colonnina. A proposito di colonnina, andiamo a vedere un po' di fare un piccolo unboxing per vedere un po' il contenuto della stessa. Allora, la colonnina si presenta in questa confezione di cartonato. Eccola qua. All'interno della scatola abbiamo la colonnina stessa. Oltre al manuale abbiamo una pratica scatola che contiene il kit per poter installare a muro la colonnina e all'interno della scatola troviamo queste altre componenti, a parte due adesivi di DASE, il plettro per poterla aprire regolarmente e tre schede AirFeed che serviranno per sbloccare la colonnina nel momento in cui decidessimo di tenerla sbloccabile solo tramite scheda. Ora poi vedremo il funzionamento delle stesse in modo da darvi la possibilità di decidere se utilizzare la colonnina sempre sbloccata se siete in un ambiente chiuso oppure bloccarla e poter dare tre autorizzazioni per poter arrivare a sbloccare la colonnina. La colonnina, come vedete, in questo caso è quella bianca. Ci sono varie cover, è possibile ordinarla chiaramente in blu, in verde, in rosso, in nero e in bianco, se non ricordo male, forse c'è qualche altro colore in più. E oltre alla parte dei colori, chiaramente la colonnina è dotata del suo cavo collegato diretto, chiaramente. In questo caso io ho la versione con il cavo da 5 metri, ma esiste anche la versione con il cavo da 7 in base alle vostre esigenze. Bene, la confezione più o meno finisce qua, non c'è molto altro, quindi ora poi andremo a montarla e vedremo un po' il suo funzionamento. La parte più complicata di montare una colonnina non è la colonnina stessa, è far passare tutti i cavi. È una cagata la colonnina. Esatto. Poi quella ci spiegherai passo passo come si collega, ma vedo che stai tribolando con questi cavoni che sono talmente grossi che farli passare, poverino. Il nostro Daniele sta tribolando come non mai, però sta facendo un lavoro, devo dire, eccellente. Quindi, grande Daniele. Grazie. Poi, a proposito di Daniele, in descrizione trovate tutti i suoi riferimenti. Se volete, su Bologna è veramente un ragazzo in gamba, quindi consigliatissimo. Disponibilità permettendo, perché le persone brave sono sempre richieste. Okay.
Ora tocca passarci il cavo. Sì. Bene, siamo arrivati al dunque. Dopo una giornata intera, dalle 8:30 di questa mattina, sono le 5 del pomeriggio, pausa pranzo permettendo, siamo finalmente arrivati a vedere i cavi qui dentro. Comunque avevamo iniziato questo video senza neanche la colonnina, quindi abbiamo fatto grandi progressi. Ora il buon Daniele ci spiega cosa dobbiamo, come va collegata questa colonnina, passo passo, in modo che se volete cimentarvi da solo, ma dubito che molti di voi saranno in grado di farlo, però se ci fosse qualcuno di voi che è così bravo da volersi cimentare, sa come fare, può seguire questo video come guida. Altrimenti il buon Daniele ha detto che è a disposizione di tutti voi con prezzi di favore solo perché siete amici miei. Esatto. Giusto? Quindi poi eventualmente se avete bisogno dei contatti, oltre a trovarli in descrizione, avete qualche domanda da farmi, sarò lieto di darvi risposta. Allora adesso abbiamo bisogno... Vai, a te la parola Daniele. Di un po' di luce. Luce fu, colleghiamo queste tre fasi perché sennò non leggo niente. Allora. Io ti tengo la luce e tu operi. Colleghiamo la trifase. Allora, si prema qui, si inserisce e si lascia andare. Ok, quindi il primo cavo è andato. È andato. Il secondo, qua c'è scritto neutro, direi. No, terra. Guarda come li hanno messi separati. Ok, poi c'è il neutro. L'importante è che una volta inseriti i cavi, tirandoli indietro, non deve succedere questo. Ok, perfetto, molto chiaro. Ecco, ora abbiamo scoperto quegli aggeggini con la testina gialla che sono in confezione a cosa diavolo servono. Che quando me lo spiegava prima non riuscivo a capacitarmi. Ecco, questo è un problema diverso. Questo non è venuto crimpato bene. E quindi? Adesso lo rifacciamo. Poi alle due. Soppa è dura, Sì. Devono tenere, Qui ci passa tanti di quei watt, volt, ampere, chi più ne ha più ne metta, kilowatt. Ok. Guarda i cavoni grossi. Ma c'è la super pinza. Quando vi dico che noi nei video possiamo fare tante cose da soli, il problema è che se non abbiamo questi strumenti, per quanto bravi possiamo essere, non riusciremo mai nell'impresa. Quindi senza crimpatrice, questa operazione ci vuole il buon Danielino. Sì. Non è tanto questa, è più quella del cavo di rete che... Oltretutto, sì, che quella o ce l'hai o ce l'hai. Esatto. Allora, una volta connessi i vari cavi, in monofase se siete con la colonnina monofase, in trifase, come in questo caso avete la bellezza di 5 cavi a disposizione, tocca il cavo di rete, il cavo di rete che poi andrà allo strumento che farà sì di regolare il flusso di corrente in modo costante e continuo, in modo che la colonnina possa aumentare e ridurre la potenza di carica in tempo reale. Quindi ora ho creato il cavo di rete, sta climpando la clip e poi andrà inserito nella schedina in uno dei due attacchi effettivamente, perché la DASE ha due collegamenti di Ethernet, quindi bisogna un po' capire qual è. E l'altro per Internet. Ah, ok. Probabilmente. Sì. Però questa qua è una colonnina che ha anche Wi-Fi, direi. Così mi hanno detto.
Allora, lì c'è scritto Ethernet e qua c'è scritto qualcos'altro, per cui proviamo su qualcos'altro. Direi è il qualcos'altro. Ok. Bene amici, eccoci qua, come vedete colonnina installata finalmente e funzionante. Luce verde sta a indicare che effettivamente la colonnina è pronta per caricare la macchina. Non vi ho messo tutto il video dell'impianto elettrico perché probabilmente è molto tecnico, ma se avete bisogno scrivetemi nei commenti che eventualmente vi do i dettagli in questione. Ora andiamo in macchina, vediamo come funziona l'applicazione e la velocità di carica di questa colonnina trifase DASE Home T. Prima di farvi vedere la configurazione dell'applicazione, vi faccio vedere innanzitutto questa è la colonnina. Come vedete c'è una specie di display che indica che è connessa regolarmente alla rete Wi-Fi, alla casa. Ora andiamo a collegarla direttamente alla macchina in modo tale che poi vi faccio vedere anche la velocità. Allora, prendiamo il cavo, semplicemente, nulla di più, nulla di meno, e lo andiamo a collegare qui alla macchina. Ho dovuto premere che qui il pulsantino della Tesla non funziona. Spia blu, fa il controllo, e adesso dovrebbe venire spia verde, controllo effettuato. Ora, prima di tutto, andiamo a vedere la velocità di carica, eccola qua. Guardate che sta salendo, 1,7 kW, 3,7, 6,4, 10. Ecco, la velocità massima a cui l'ho configurata sono 10 kW. Chiaramente ogni tanto segnerà 11 kW in base al consumo domestico. In questo momento probabilmente in casa ho un consumo di circa 1 kW e quindi si è fermata regolarmente a 10 kW. Tra l'altro notare che la nostra Tesla arrotonda per eccesso e quindi segna 11 kW di carica. Bene, allora siamo qui in macchina, andiamo un pochettino a dare una sbirciatina all'applicazione della colonnina per dare un occhio a come funziona effettivamente. Quindi andiamo a aprire l'applicazione. Io chiaramente ho già configurato l'applicazione andando a collegare la colonnina via Bluetooth, è collegata sia via Bluetooth che via Wi-Fi chiaramente alla casa, in modo da potersi aggiornare e fare quanto necessario e soprattutto per il controllo remoto da quando siete fuori casa. Quindi come vedete nell'applicazione abbiamo DASE Box Home e andando a cliccarla ci dà che in questo momento è connesso sia al Bluetooth, perché ce l'ho qui accanto, sia tramite Wi-Fi. Vedete che vi dà la carica istantanea, 10,4 kW, ecco perché sulla colonnina vedevamo 10 kW, mentre sulla macchina abbiamo visto gli 11 kW, perché a seconda di come viene arrotondato per eccesso o per difetto, avremo un dato diverso. Qui mi dice che abbiamo attaccato alle ore 16:51 la ricarica, energia erogata 1,3 kW. Come vedete i dati vanno e vengono, diciamo, in quanto va a leggere i dati ogni tot secondi e nel frattempo si spengono per un nanosecondo i dati. Come vedete in alto dal lucchettino che sta a indicare che la colonnina è sbloccata, ovvero che in questo momento è in utilizzo, come vi dicevo a inizio video abbiamo la possibilità di associarci delle smart card, 3 per l'esattezza in confezione, per poter autorizzare l'uso della colonnina solo tramite questi tag NFC, poi niente più niente meno. Altra cosa interessante da vedere, se andiamo qui nel menu, ci fa vedere la lista delle ricariche. Come vedete io in realtà questo pezzo di video lo sto registrando dopo qualche giorno di utilizzo, proprio per poter avere un minimo storico da farvi vedere. Ci dà appunto
lo storico giorno per giorno delle varie ricariche, ne prendiamo una ad esempio. Come vedete, ecco, in questo esempio in particolar modo, la carica è iniziata alle 8.42 e finita alle 7.46, quando siamo partiti per andare al lavoro. In realtà è stata staccata la colonnina dall'auto, in realtà la carica era chiaramente finita molto prima. La potenza media di ricarica si è attestata a 7,789 kW, perché, come vedete dall'immagine, nella prima parte della ricarica la colonnina andava a 5 kW, dopodiché magicamente è passata a 10. Cosa è successo in questo frangente di tempo? Semplicemente la mia Tesla, che era in carica da quell'altra parte e che ciucciava i 5 kW di differenza, ha terminato la ricarica e automaticamente la colonnina, avendo avuto via libera, ha potuto accelerare la velocità di ricarica fino al massimo consentito di 10 kW. In realtà il massimo per la colonnina, in caso non ci siano utilizzi in casa, è di 11 kW complessivi, proprio perché almeno sfrutto tutti gli 11 kW del mio contratto. Ma ecco, in base poi all'utilizzo di casa o eventualmente se sto utilizzando la ricarica in contemporanea della Tesla, a questo punto la colonnina alza o abbassa la velocità di ricarica. Dovete sapere che, come vi dicevo, la Tesla stava utilizzando la ricarica in garage, la colonnina sapete che è qui fuori, ed è in uso appunto per la macchina di mia moglie, che è quella che viene caricata tutti i giorni o quasi tramite la colonnina. Io invece in garage ho ancora l'attacco 32A con il carichino originale appunto della Tesla, che ho settato tramite la vettura specificando di non superare i 5 kW, proprio per avere anche una carica 5-5 divisa tra le due auto quando sono in carica in contemporanea. Continuando a guardare i menu della colonnina, abbiamo dopo la voce ricariche la voce configurazioni. Come vedete, c'è la possibilità di controllare la wifi, però adesso che siamo in carica, vedete, mi dà l'errore proprio perché durante la ricarica non è possibile cambiare le impostazioni. Auto aggiornamento ci dà la possibilità di andare a dire alla colonnina che se riceve degli aggiornamenti, sente che ci sono degli aggiornamenti da fare, li può fare in automatico. Blocco sta a indicare se la colonnina è bloccata o sbloccata, o eventualmente la possibilità di timerizzare un eventuale blocco. Chiaramente io, avendo la colonnina installata in un ambiente chiuso e non dovendola quindi condividere con nessuno, è chiaramente sbloccata in modo da poter attaccare direttamente il cavo senza stare a utilizzare le tessere. Ma nel caso, per esempio, foste in condominio, questo potrebbe essere assolutamente una cosa molto comoda proprio per attivare o disattivare la propria colonnina senza che qualcuno si possa attaccare alla stessa in vostra assenza. Lettura CT invece si tratta del power management, ovvero quel dispositivo che abbiamo detto che serve ad alzare o abbassare la velocità di ricarica della colonnina. In questo caso va a far vedere quanto è la lettura sulle singole fasi per quanto riguarda gli ampere in utilizzo da parte di casa o eventuale del garage. Come vedete, ora sono più o meno tutti a zero, proprio perché c'è un consumo basso a livello domestico, la macchina sull'altra linea non è collegata e quindi vedete che i consumi attualmente sono molto bassi. Nel menu invece dettagli abbiamo la possibilità di dare un nome chiaramente alla colonnina, che vi viene chiesto durante la fase di prima configurazione. C'è il seriale della colonnina, la data di produzione, la tipologia, se avete preso un trifase o un monofase, e la versione del firmware installata attualmente. Come vedete, c'è anche il tasto rimuovi dalla rete se la dovete eventualmente scollegare dall'applicazione, perché magari la togliete per venderla o altro, insomma, ecco. Tornando nel menu principale, come vedete avete la possibilità di configurare più reti. In questo caso, come vedete, c'è la rete casa. Ma immaginatevi che voi avete la possibilità di caricare anche nel posto di lavoro e
nel luogo di lavoro hanno utilizzato la stessa tipologia di colonnina. In quel caso avrete la possibilità di collegarvi alla rete, magari ufficio, la quale vi permette poi, entrando dentro, appunto, di vedere quali sono i caricabatterie all'interno della rete. In questo caso abbiamo una sola colonnina, ma ne avessimo avute due, le vedremo entrambe qua. Ci dà la possibilità appunto di vedere tutta la lista delle ricariche e i dettagli di come è configurata la rete domestica. E vedete, in questo caso qui si dice che appunto la rete è trifase a 11 kW. Layout Power Management vuol dire che appunto il Power Manager gestirà poi i carichi. In questo caso dice che non ho un impianto fotovoltaico e non ho attivato la famosa sperimentazione ARERA. Cos'è la sperimentazione ARERA? È la sperimentazione che permette, per esempio, a un'utenza domestica privata di passare automaticamente da 3 a 6 kW durante determinate fasce orarie notturne. Quindi, andando a inserire il dato qui, la colonnina automaticamente andrà a settarsi anche in base a questo cambiamento sulla fascia oraria notturna, quindi andando a caricare a 6 kW durante la notte piuttosto che a meno di 3 kW durante il giorno, per lasciare spazio anche ai consumi casalinghi. Eccoci giunti quindi alla fine di questo video. Spero che vi abbia un po' dato l'idea di quello che sono i lavori da poter eseguire per poter montare una colonnina, se nel caso non avete già un impianto sufficientemente dimensionato. Nel mio caso vi ricordo che ho dimensionato l'impianto per poter caricare due auto in contemporanea e arrivare appunto a consumi che vanno nell'ordine dei 10-11 kW. Chiaramente ognuno di voi dovrà fare i propri conti in base alle proprie esigenze. Io tendenzialmente, nel momento in cui ho comprato la seconda auto elettrica, ho deciso appunto di installare la colonnina. Prima, con un'unica auto elettrica, mi ero accontentato di utilizzare il carichino in dotazione della vettura per i primi periodi con la classica Asciuco. Dopo sono passato alla 32 A, ma devo dire che appunto l'utilizzo di una colonnina è molto più utile e intelligente. Perché? Perché mi permette, soprattutto con il Power Management, di andare a caricare alla velocità massima disponibile in qualsiasi momento, senza preoccuparmi di sovraccarichi che eventualmente mi facciano saltare il contatore, cosa che invece prima, con il carichino in dotazione, non avevo questa facoltà, e quindi ero io che manualmente dovevo settare in modo intelligente la potenza di ricarica. Detto questo, io ringrazio infinitamente DASE Technology per avermi fornito questa colonnina. In descrizione avete tutti i riferimenti dell'azienda, il link diretto per l'acquisto della colonnina, che consiglio caldamente, perché innanzitutto andiamo a acquistare un prodotto made in Italy, andiamo a costare comunque una colonnina da un costo tutto sommato accessibile rispetto, per esempio, alla classica colonnina Tesla, costa qualcosa in più, ma ha delle funzioni molto più avanzate. Questo ve lo dico perché alcuni che mi seguono, che hanno la Tesla, sanno che dalla vettura possono andare a modificare tutti i parametri, e quindi dicono: vabbè, ma io mi regolo comunque la potenza di ricarica dalla macchina e quindi grossi problemi non ho. Altri utilizzatori di auto elettriche, come per esempio l'Audi di mia moglie, questa funzione non ce l'hanno, quindi avere la possibilità dalla colonnina di gestire le potenze di ricarica è assolutamente fondamentale. Quindi i vantaggi di utilizzare una colonnina sono comunque appunto una velocità di ricarica maggiore, o comunque la possibilità di gestire le ricariche in modo intelligente direttamente dall'app, rendendo molto più smart la ricarica. Bene, per oggi il video termina qua. Vi aspetto numerosi come sempre nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate della colonnina in questione. Se vi è piaciuto il video, un like è sempre ben accetto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!